Costanza, richiesta di rinvio a giudizio per medici e infermieri di Luigi Curto di Polla per la morte di Vito Laveglia, precipitato dal secondo piano dell'ospedale. Sala Consilina, in preda ai fumi dell'alcol, molestava i passanti. Il sindaco firma per il TSO. Legge sblocca Italia, Raffaele Accetta si autosospende dal Partito Democratico. Il partito più importante è quello del territorio, ha detto. Allarme meteo, situazione sotto controllo nel Vallo di Diano, al momento nessun danno. Teggiano, il TAR Salerno respinge il ricorso presentato dalla lista Teggiano, va avanti contro il sindaco e i consiglieri della lista Rinnoviamo Diano. Ben ritrovati con l'informazione di Uno News. In apertura di giornale La Cronaca, il procuratore capo della Repubblica di Lagonegro, Vittorio Russo, ha fatto richiesta di rinvio a giudizio per due medici e quattro infermieri dell'ospedale Luigi Curto di Polla per la morte di Vito Laveglia, il 45enne di Sanza, morto dopo essere precipitato due anni fa dall'ospedale di Polla, dal secondo piano del reparto otorinolaringologia. Ma vediamo tutti i particolari nel servizio di Anna Cava. Il procuratore capo della Repubblica di Lagonegro, Vittorio Russo, presenta richiesta di rinvio a giudizio per due medici e quattro infermieri dell'ospedale Luigi Curto di Polla, accusati di omicidio colposo in concorso per la morte di Vito Laveglia, 45enne di Sanza, precipitato da una porta finestra mentre era ricoverato nel nosocomio pollese. Come riportato dal sito di informazione web quasimezzogiorno.it, dopo una complessa indagine durata circa due anni e la raccolta di prove, racchiusa in ben 25 fascicoli contenenti anche diverse relazioni dei consulenti tecnici, da quanto accertato, il 45enne Laveglia, ricoverato nel reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Curto, la sera del 21 marzo 2012, già dalla sera successiva, quindi il 22 marzo, aveva manifestato la volontà di uscire immediatamente dall'ospedale, mostrando agitazione e stato confusionale. Nella notte tra il 23 ed il 24 marzo, l'uomo, versando nuovamente stato confusionale ed allucinatorio e volendo uscire dal nosocomio, si allontanò dal reparto, posto al secondo piano, eludendo l'inadeguata sorveglianza, così come scrive il procuratore Russo, e scavalcò la ringhiera del balcone posto sul pianerottolo tra il secondo ed il primo piano, a 6 metri circa d'altezza dal suolo, senza avvedersi dell'altezza a causa dello stato allucinatorio e del buio, e quindi precipitando. Nell'impatto il 43enne riportò gravissime lesioni che ne determinarono il decesso. Secondo l'accusa, lo stato allucinatorio e confusionale del paziente, manifestato con chiarezza nei giorni e nelle ore precedenti al decesso, non fu adeguatamente e tempestivamente approfondito sotto il profilo diagnostico e terapeutico da parte degli infermieri e dei medici che entrarono in contatto con lo stesso paziente. Nel dettaglio, due infermiere, pur avendo constatato lo stato di agitazione e confusione del paziente, per negligenza, imprudenza ed imperizia, così scrive il PM Russo, non richiesero l'intervento del medico di guardia. Il medico che visitò il paziente, pur cosciente dello stato di agitazione e confusione del 43enne, non attivò nessun accertamento specifico, mentre il medico di guardia interdivisionale, allertato dagli infermieri, si limitò alla prescrizione di un farmaco autopsicotico. Infine, due infermieri, coscienti dello stato in cui versava Laveglia, dopo averne bloccato inizialmente il tentativo di fuga, riducevano la sorveglianza, consentendo così al paziente di eludere il controllo e di allontanarsi, andando così a precipitare dal balcone posto tra il primo e il secondo piano. Queste le accuse del PM Russo. Vito Laveglia era sposato e padre di due bambine. Siamo fiduciosi nell'operato della giustizia, fanno sapere dalla famiglia. Vogliamo solo la verità su ciò che è accaduto quella maledetta notte. Sono in programma questo pomeriggio alle ore 15 i funerali di Goffredo Ferrarese, il giovane motociclista morto a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto lo scorso 18 ottobre. Aumenta quindi il tragico bilancio delle vittime della strada, che saranno ricordate domenica 16 nella giornata mondiale istituita dall'ONU. Intanto domenica 19 a Polla si terrà una santa messa celebrata dal vescovo di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in ricordo delle numerose vittime degli incidenti della strada. Vediamo.
Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Goffredo Ferrarese, il giovane di Sanza, morto dopo 18 giorni di agonia all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale occorsogli mentre percorreva a bordo della sua moto la SS19 nel tratto che collega Trinità di Sala Consilina a Padula. Nel pomeriggio, presso la chiesa di Santa Maria Assunta, il funerale del giovane musicista, padre di due bambine, con la Santa Messa officiata da Don Giuseppe Spinelli. Dopo l'esame autoptico disposto dalla Procura di Napoli, la salma è rientrata a Sanza, dove Goffredo viveva e dove era molto conosciuto non solo per il suo carattere allegro e socievole, ma anche per le sue grandi doti da musicista. Tutto il Vallo di Diano è profondamente scosso dalla tragedia che ha colpito la famiglia Prota e Ferrarese per l'ennesima giovane vittima della strada. L'ennesima tragedia che strappa alla vita e all'affetto dei suoi cari un giovane troppo presto. Continua ad aumentare quindi il bilancio delle vittime di incidenti stradali, segno evidente della necessità di intervenire per riuscire in qualche modo ad arginare il triste fenomeno che interessa fortemente anche il Vallo di Diano. Un fenomeno che conta così tante vittime da attirare l'interesse dell'ONU, che ha deciso di indire la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada e che quest'anno sarà celebrata il prossimo 16 novembre. Una giornata che deve innanzitutto rappresentare un momento di riflessione per le istituzioni che, in piena consapevolezza del ruolo svolto, siano in grado di avviare azioni che possano ridurre il triste fenomeno, ma anche per i cittadini che prendano coscienza dei pericoli e dell'importanza del rispetto delle regole. In preparazione alla giornata dedicata alle vittime della strada, domenica 9 novembre a Polla, presso il Santuario Francescano di Sant'Antonio alle 17:45, si terrà una celebrazione religiosa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, in ricordo di tutte le vittime degli incidenti stradali. Restiamo sulla cronaca. Dopo una serie di segnalazioni nei confronti di un uomo di Sala Consilina che in preda ai fumi dell'alcol era solito molestare i passanti e cittadini in via Mezzacapo a Sala Consilina, il sindaco Francesco Cavallone ha disposto per lui il trattamento sanitario obbligatorio. Da ieri, infatti, grazie all'intervento anche dei carabinieri, l'uomo è ricoverato presso l'unità operativa di igiene mentale di Sant'Arsenio. Vediamo. È stato ricoverato ieri pomeriggio nell'unità operativa di igiene mentale di Sant'Arsenio un uomo di Sala Consilina, tristemente noto per i suoi problemi di alcolismo e per la sua abitudine a molestare i cittadini di via Mezzacapo. La decisione del sindaco Francesco Cavallone di firmare per il trattamento sanitario obbligatorio è giunta 2 giorni fa, quando la situazione sembrava essere davvero ingestibile e l'uomo era stato segnalato più volte da molti cittadini di via Mezzacapo che erano stati molestati ed importunati dall'uomo nei momenti in cui vagava per la strada ubriaco. Ieri l'epilogo con l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a convincerlo, soprattutto per il suo bene e nel suo interesse, a farsi curare in una struttura adeguata alle sue problematiche. L'uomo ieri non ha opposto resistenze ed insieme ai militari dell'arma e ai sanitari si è fatto serenamente accompagnare nella struttura. È stata una decisione presa nell'interesse innanzitutto di questo cittadino che ha dei seri problemi legati all'alcol, spiega il sindaco Francesco Cavallone, che in questi mesi ha già firmato 3 volte per il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti dell'uomo. Purtroppo, continua Cavallone, ogni volta è stato lasciato libero di tornare a casa malgrado il problema non fosse risolto. Questa volta, insieme al vice sindaco Luigi Giordano, abbiamo chiesto espressamente che gli venga assicurata l'assistenza sanitaria anche in qualche altra struttura, che possa aiutarlo ad uscire in modo definitivo da questa situazione di disagio. Passiamo alla pagina politica. Il decreto sblocca Italia diventa legge dopo l'approvazione in Senato del testo definitivo e delle modifiche adottate. L'approvazione in Senato della legge, che produce ripercussioni a favore delle trivellazioni petrolifere nel Vallo di Diano, sarebbe alla base della decisione di Raffaele Accetta di allontanarsi dal PD, suo partito di riferimento. Ma vediamo tutti i particolari nel servizio. Raffaele Accetta, sindaco di Monte San Giacomo, nonché presidente della comunità montana Vallo di Diano, si è autosospeso dal Partito Democratico dopo l'approvazione dello Sblocca Italia. Una decisione, così come spiega lo stesso Accetta, in linea con una coerenza che credo mi appartenga. Ho sempre sostenuto che il partito più importante sia quello del territorio ed è per questo che non posso accettare passivamente l'approvazione dello Sblocca Italia.
È mio dovere, continua Raffaele Accetta, lottare per preservare il mio territorio che, come altre piccole realtà italiane, si trova troppo spesso costretto a subire decisioni calate dall'alto. Il sindaco Accetta ieri ha preso parte ad una riunione tenuta con il segretario dell'autorità di bacino Pasquale Marrazzo, nella quale si è discusso proprio del pozzo Pergola 1. Nel corso dell'incontro, spiega Accetta, ho notato che la tendenza è quella ad arrendersi e ad accettare passivamente quanto deciso dall'alto. Io proprio non ci riesco e ho sentito il dovere di far sentire il mio disappunto, già ampiamente manifestato negli ultimi mesi, anche con questa decisione già comunicata a tutti i referenti di partito, dal segretario di Circolo di Monte San Giacomo al coordinatore territoriale. L'approvazione dello Sblocca Italia è l'ennesimo caso in cui le istanze del nostro territorio passano inosservate e non posso far parte di un partito che ha avallato tali scelte. In conclusione, Accetta spiega che non si tratta affatto di una provocazione, ma di una decisione presa con cognizione di causa e sulla scia di altre iniziative già intraprese da tempo contro l'ipotesi di nuove trivellazioni. In merito alla decisione assunta, abbiamo ascoltato Raffaele Accetta, che chiede interventi congiunti di tutte le forze politiche al fine di contrastare la legge Sblocca Italia ed in particolare gli articoli 36, 37 e 38 del decreto sulla ricerca di idrocarburi. Vediamo. Per un fatto di coerenza, nel momento in cui è stato approvato il decreto legge, è stato trasformato il decreto legge, io ho ritenuto doveroso autosospendermi perché, ecco, con questo gesto vorrei anche lanciare un allarme nel nostro territorio per dire che è arrivato il momento anche di, in un certo senso, farci rispettare e non appartenere a uno schieramento politico, a un partito politico solamente per portare in un certo senso consensi senza avere poi nessun tipo di rispetto. Ecco. Ma io personalmente sto cercando di seguire anche le attività che portano avanti un poco i sindaci, i comuni e lo abbiamo anche fatto insieme. Un documento approvato in conferenza dei sindaci nel Consiglio Generale della Comunità Montana e lo stiamo approvando e lo hanno approvato anche molti comuni, alcuni in consiglio, altri nelle proprie giunte. Qui bisogna coinvolgere necessariamente la Regione Campania che mi pare ieri o l'altro ieri ha approvato un ordine del giorno per costituirsi anche a livello di ricorso contro, diciamo, lo Sblocca Italia, ma credo che la Regione Campania lo doveva fare in un certo senso prima, ma insomma, anche se lo fa adesso, l'importante è che si coordini con tutte le altre regioni e è necessario che si intervenga a livello nazionale perché venga modificato, altrimenti nei prossimi anni noi dovremmo assistere passivamente a queste attività senza che possiamo fare nulla. E adesso passiamo all'allarme maltempo. La Protezione Civile della Regione Campania ha esteso l'allarme meteo fino alle ore 16 di questo pomeriggio. Chiusa la scuola di Sarno per ordinanza del sindaco, la cittadina fu vittima nel 1998 della drammatica alluvione che causò la morte di 137 persone. Sono ancora previste piogge questa notte e domani, ma domenica potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni climatiche. Vediamo. L'allerta meteo in Campania è stata estesa fino ad oggi anche se non c'è un vero e proprio allarme. Scuole chiuse a Sarno per ordinanza del sindaco Canfora, città già vittima della drammatica alluvione del maggio del 1998 che causò la morte di 137 persone. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità idrogeologica moderata sull'intero territorio regionale fino alle ore 16 di oggi pomeriggio. Continua a piovere sul territorio regionale, anche se è previsto un leggero miglioramento delle condizioni meteo per questa sera, per poi avere ulteriori precipitazioni nella notte. Il maltempo che si sta abbattendo sulla nostra penisola è causato da una bassa pressione che sta stazionando nel Mediterraneo e che nel corso delle ore si sposterà verso sud-est, tanto che da domenica ci sarà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche con un aumento della pressione atmosferica.
Restiamo in tema, oltre alla pioggia, forti raffiche di vento sono state registrate nel territorio di Vallo della Lucania con rami spezzati che hanno ostruito le strade, ma il maltempo non ha causato finora particolari problemi nel Vallo di Diano. Rassicurazioni in merito sono arrivate da Modesto la mattina del GOPI, Protezione Civile del Vallo di Diano. Lo abbiamo ascoltato e subito dopo ascoltiamo anche il geometra Vincenzo Cincini, capo della sala operativa della Protezione Civile regionale. Vediamo. Può rassicurare i cittadini del Vallo di Diano in questo momento? Certamente sì, il fiume Tanagro è costantemente sotto controllo da parte delle centraline della regione Campania, collegate direttamente alla sala operativa regionale di Napoli, il centro direzionale. La portata del fiume è sempre monitorata H24 con dei sensori in più punti del Vallo di Diano. In caso di esondazione immediatamente scatta l'allarme e vengono attivate tutte le procedure necessarie, eventualmente anche per l'evacuazione di alcune zone. Voglio ricordare che Vallo di Diano già ha un piano di protezione civile intercomunale che fa capo comunque alla sala operativa intercomunale a Padura. Di conseguenza, in caso di emergenza, si attivano tutte le procedure atte alla difesa del cittadino e alla salvezza poi del cittadino. Dottor Cincini, qual è l'ultimo bollettino meteo? Abbiamo una previsione di miglioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio sera, quindi sicuramente entriamo in una fase di miglioramento generale. Permangono ancora queste condizioni di instabilità che potranno comportare ancora precipitazioni sparse diffuse anche a carattere di rovescio. L'elemento di fastidio principale è la ventilazione che è ancora moderata, anche questa serata andrà a diminuire, così anche il moto anduso tenderà a scemare, quindi ci aspettiamo un miglioramento a partire da questa sera. Registra degli incidenti questa mattina nel territorio regionale? Ma più che altro ci sono segnalazioni di alberi, rami abbattuti dal vento o strutture soggette a sollecitazione che hanno determinato qualche criticità, ma sono state risolte dai vigili del fuoco che sono intervenuti in tutte le province. Dal punto di vista idropluviometrico siamo abbastanza tranquilli sotto questo aspetto. Ed ora un attimo di pubblicità, molte altre notizie, restate con noi. Ben ritrovati con l'informazione di Uno News, andiamo avanti con le notizie del nostro telegiornale. Il TAR Campania, sezione di Salerno, ha respinto con una sentenza pubblicata questa mattina il ricorso presentato dal gruppo di minoranza del comune di Teggiano, capeggiato da Pietro Cono di Candia, contro la lista Rinnoviamo Diano, risultata vincitrice alle scorse elezioni amministrative e capeggiata dal sindaco Rocco Cimmino. Il ricorso al TAR era stato presentato in seguito a presunte anomalie derivanti dalle modalità di presentazione della lista ed in particolare per l'assenza del modello di dichiarazione di presentazione dei candidati. Per l'assenza di tale documento il gruppo di minoranza chiedeva l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consiglieri comunali di Teggiano. Il TAR dichiara il ricorso infondato come riportato dalla sentenza. Considerato che i presentatori della lista risultavano già in prima battuta correttamente identificati e univocamente collegati alla lista, si legge nella sentenza, il collegio ritiene che la sottocommissione abbia proceduto correttamente. Ed in merito alla sentenza del TAR sezione di Salerno, abbiamo ascoltato l'avvocato Biagio Matera, componente del collegio difensivo del gruppo Rinnoviamo Diano, insieme agli avvocati Fortunato e Corrado Matera. Vediamo. Ieri abbiamo discusso questa causa che era finalizzata ad ottenere l'annullamento della proclamazione degli eletti, perché i ricorrenti ritenevano che il procedimento seguito dalla sottocommissione fosse illegittimo e irregolare. Noi abbiamo dimostrato il contrario, in effetti, perché la sottocommissione, a nostro parere, ha operato bene. Loro praticamente ritenevano il loro
le loro censure erano appoggiate su di un fatto, praticamente il documento di sottoscrizione della lista non conteneva la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori, ma questo fatto era assolutamente irrilevante secondo noi, perché era stato indicato da parte del notaio il documento di riconoscimento. E quindi la sottocommissione, che in un primo momento aveva ricusato la lista, aveva accolto in un secondo momento il ricorso proposto dal dottore Civino e dai presentatori della lista, i quali in via di autotutela chiedevano di rivedere il provvedimento di ricusazione, perché ovviamente, avendo il notaio indicato i documenti di riconoscimento, i soggetti erano identificabilissimi. E quindi è stato anche allegato la documentazione, la fotocopia dei documenti di riconoscimento, e quindi la sottocommissione ebbe modo di verificare che tutti i sottoscrittori erano stati regolarmente autenticati dal notaio, erano tutti sottoscrittori di Teggiano, e quindi il documento di riconoscimento era utile a rendere valido il modello di presentazione della lista. In considerazione di ciò, quindi, la sottocommissione riammise la lista e il TAR quindi ha confermato questa tesi e ha ritenuto corretto quindi l'operato della sottocommissione, respingendo quindi la richiesta di annullamento. Passiamo a Salerno con Luci d'Artista. Dal 15 novembre scatta il blocco degli autobus in città, appunto per il piano trasporti Luci d'Artista. Lo stop varrà per tutti sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle ore 23, con parcheggio nell'atrio dello stadio Arechi. Ma vediamo tutti i particolari nel servizio. È un'accoglienza impegnativa quella che accompagna sul fronte mobilità il percorso delle luci d'artista. L'accensione delle luminarie con 27 km di estensione lineare significa anche garantire trasporto e parcheggi alle migliaia di persone che raggiungeranno la città di Salerno. E così, sulla scorta del già collaudato piano dello scorso anno, già dal prossimo 15 novembre scatterà tutti sabato, domenica e festivi il blocco degli autobus in città dalle ore 15 alle 23, con uscite e parcheggio allo stadio Arechi di Salerno. Dal 22 novembre invece sarà potenziato il trasporto su ferro con la metropolitana, con un convoglio aggiuntivo da 800 posti e il prolungamento dell'orario ed altre 6 corse. Ma sicuramente, come ogni anno, saremo sotto pressione, in particolare nei weekend e nei giorni di festa, penso all'8 dicembre, per il grande afflusso che avremo. Già arrivano decine e decine di telefonate da diverse settimane. A partire da oggi sarà online sul sito di Salerno Mobilità e sul sito del Comune il collegamento con il sistema informativo sulla mobilità e con il sistema di prenotazione dei parcheggi per i gruppi organizzati. Abbiamo cercato di semplificare al massimo le procedure, abbiamo cercato di dare ampio spazio a chi, contattando noi, quindi Salerno Mobilità, e comunicando l'orario di arrivo e l'ora di partenza, cercheremo di far scendere queste persone a via lista ed evitando di sovraccaricare lo stadio Arechi. A partire dal 22 avremo la metro potenziata in capienza e avremo un orario prolungato fino a mezzanotte e mezza, l'ultima partenza dalla stazione centrale. Presso la Camera dei Deputati si è svolto questa mattina un convegno sulla genitorialità dei figli, anche in particolare riferimento al modello di famiglia in evoluzione. Tra i relatori anche la dottoressa salernitana Martina Castellana, dirigente medico appunto dell'ASL di Salerno. Vediamo. Questa mattina presso la Camera dei Deputati la dottoressa Martina Castellana, dirigente medico responsabile del primo consultorio per il benessere delle persone transessuali dell'ASL Salerno, è intervenuta al 16° congresso nazionale di psicologia giuridica sul tema omogenitorialità, modelli di famiglia in evoluzione, organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, con il patrocinio del Centro Studi Psicologia Applicata, dell'Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA, dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, del Dipartimento di Psicologia Alma Mater,
dell'Università di Bologna e del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata dell'Università di Padova. La dottoressa Castellana ha presentato una relazione nella quale ha affrontato il tema della genitorialità biologica ed adottiva nella coppia omosessuale e gli effetti dell'omogenitorialità rispetto alla genitorialità eterosessuale con riferimento alle dinamiche interne della coppia dopo l'arrivo dei figli, a prescindere dal genere o dall'orientamento sessuale del genitore. La dottoressa Castellana nel suo intervento ha provato a descrivere alcune delle importanti caratteristiche del fenomeno sociale, culturale e umano in questione, tenendo presente quanto in una società in continua evoluzione il modello della famiglia debba essere osservato e riadattato, essendo espressione massima di educazione e raffigurazione della crescita di ogni suo componente. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione di Uno News alle 19.45, seguiteci su unotvweb.it. Grazie ancora, buona giornata.